terminato un altro anno con la gestione diretta del servizio idrico integrato e, tirando le somme, devo dire che è andata abbastanza bene, nonostante le condizioni dei bacini, delle reti, delle fognature siano veramente in condizioni disastrose, che comportano frequenti manutenzioni e richiederebbero anche investimenti per la sostituzione delle parti più vecchie, per rimettere quelle attrezzature che avevamo quando la gestione era comunale 20 anni fa, come i telecontrolli, cose che stiamo facendo, per rimettere anche tutti i cloratori come obbligatorio di legge, e l'abbiamo fatto in gran parte. L'unica cosa dove siamo un po' in difficoltà è sull'emissione di bollette. Infatti abbiamo emesso solo una bolletta che va dal periodo del 1 gennaio al 30 di aprile. La seconda bolletta verrà emessa a giorni, che va dal 30 aprile al 30 di agosto, e abbiamo anche la lettura diretta, perché il 98% dei contatori sono stati letti direttamente dall'addetto, che è del piano Paolo. Per la bolletta del 30 di dicembre abbiamo sollecitato le persone che sono residenti a Berceto a fare l'autolettura. È una cosa che interessa tantissimo e che le persone stanno condividendo con grande slancio, e questo mi fa piacere. E lo fanno con tutti i mezzi, utilizzando le cartoline che il Comune ha distribuito nei locali pubblici, utilizzando l'email, utilizzando le telefonate all'addetto, che è 0500 25 629 212, che è del piano Paolo. Usano anche i moderni mezzi tecnologici come WhatsApp, con le fotografie fatte al contatore, e quindi abbiamo una buona percentuale di consumi reali anche al 31 di dicembre. Questo è particolarmente utile per le persone che vivono a Berceto tutto l'anno, perché mi fa piacere come sindaco far pagare il giusto e non fare dei dati presunti. Per le persone che invece vivono a Berceto solo in estate, abbiamo deciso, come dati presunti, di mettere consumo zero, di far pagare solo quelle che sono le quote fisse, e la lettura verrà rifatta dal 15 di giugno al 30 di agosto direttamente da un nostro addetto. Quindi anche su queste cose ci stiamo comportando molto seriamente, e dal prossimo anno, dopo la seconda lettura effettiva del 30 agosto, avremo una precisione eccezionale che mi fa piacere. E mi fa piacere anche che la collaborazione dei cittadini, che è veramente tanta, c'è qualcuno che si preoccupa delle persone anziane. Le persone anziane sono le più precise, hanno tutti dei nipoti o degli amici giovani, e quindi usano le tecnologie migliori.